Il mio viaggio con la musica inizia quando ho 5 anni e mezzo, quindi 20 anni fa, più di 20 anni fa. Ho scelto questo strumento, il violino, perché ho sempre pensato che mi assomigliasse. Può sembrare una cosa un po' buffa, un po' divertente, ma effettivamente quando ero piccola ero veramente molto piccola, molto fragile, ero la più bassa alle elementari. E il violino è anche uno strumento molto piccolino, però ha una forza, secondo me, incredibile, un suono, una potenza che non si direbbe, diciamo. E io pensavo di avere anche questa cosa, insomma, questo coraggio, questa determinazione che da una bambina piccolina, insomma, nessuno si aspettava. Quindi mi sono sempre un po' riconosciuta e così è nato questo amore e poi questo viaggio per con questo strumento. Questo concerto arriva dopo mesi molto impegnativi in cui ho fatto veramente tantissime cose, tanti progetti diversi. Ho praticamente, siccome si parla anche di identità in questo concerto, io ho un po' due identità, nel senso che sono concertista, suono, faccio molti concerti, ma insegno anche molto, quindi da un lato la mia identità di insegnante, dall'altra quella di violinista. E questi mesi sono stati mesi veramente impegnativi da entrambi, diciamo, entrambi i miei lati. E sono andata in Giappone qualche settimana fa, ho fatto un'esperienza anche lì incredibile e questo concerto è stato per me un po', diciamo, un culmine non soltanto di quest'anno, di questi mesi, ma anche proprio di carriera, perché è la prima volta che effettivamente faccio un recital violino solo e se ci sono violinisti che ascolteranno questa intervista sicuramente potranno capire che non è proprio una cosa così comune, diciamo, non essere accompagnati dal pianoforte o da altri strumenti, quindi è una cosa sicuramente molto speciale, unica, e spero in realtà di farne sempre di più, perché anche vedendo oggi mi sembra che il pubblico abbia reagito bene, mi sembra che sia piaciuto e sicuramente è un'esperienza incredibile essere da soli sul palco sapendo che ti aspetta un'ora di musica, insomma, impegnativa, e quindi no, mi è piaciuta, è stata un'esperienza veramente unica. Io penso che la musica classica abbia bisogno di molta più, diciamo, quello che si deve in inglese, appunto mi vengono le parole in inglese, engagement, da parte del pubblico, che il pubblico veramente possa sentirsi libero di esprimersi, perché come mi esprimo io sul palco non è giusto, secondo me, che il pubblico stia in silenzio per un'ora e aspetti il momento dell'applauso, quindi questa è un po' quello a cui sono arrivata dopo tanti anni di pensare, ripensare, andare a concerti, assistere, suonare. Mi sono fatta un po' questa idea che in fondo era l'idea principale e iniziale, originale dei compositori, che quindi, diciamo, secoli fa già ci dà questa ispirazione. Infatti all'epoca di Mozart, Bach, in realtà il pubblico non era in silenzio, anzi era molto rumoroso e addirittura applaudiva all'interno dello stesso brano. C'erano momenti in cui magari il violinista faceva una nota acuta e riusciva a prenderla, allora il pubblico interagiva, applaudiva, cheer, diciamo, come si farebbe adesso in un concerto oggigiorno rock o pop. E secondo me è una cosa che è cambiata e forse ha allontanato un po' un certo tipo di pubblico che si sente effettivamente un po' impaurito, un po' spaesato all'idea di sedersi e non sapere quando effettivamente applaudire. Ed è una cosa molto banale l'applauso, però questo poi si traduce in tanti atteggiamenti che vediamo nel pubblico, magari l'idea di veramente avere paura ad ascoltare musica. Facciamo sempre questi concerti in cui parliamo tanto col pubblico e diciamo sentitevi liberi di applaudire quando pensate di voler applaudire, quando volete. Perché in realtà a noi personalmente, poi ovviamente dipende dai musicisti, a noi non disturba, veramente non ci dà fastidio, anzi ci incoraggia e ci crea questa bella atmosfera anche un po' più informale, diciamo. Inoltre un'altra cosa che faccio per, diciamo, interagire col pubblico, soprattutto quello più giovane, è fare tanti workshop, tante attività culturali, di educazione. Mi piace tantissimo lavorare con i bambini nelle scuole. Parte di quello che ho fatto in Giappone è stato proprio anche andare in una scuola lì con ragazze giapponesi, una scuola femminile, in cui tra l'altro nessuno parlava inglese, che in Giappone parlano pochissimo inglese, e quindi avevo una traduttrice e lì veramente ho sentito l'idea della musica come linguaggio che parla senza bisogno di effettivamente una traduzione. E lì ho cercato di trasmettere il mio amore per la musica, un po' di consigli tecnici e mi piace farlo nelle scuole, a Londra, con i bambini piccoli, un po' più grandi, adolescenti, con i miei allievi, quindi cercare il più possibile di diffondere quest'arte che sennò, insomma, rischia di essere messa un po' in secondo piano, se vogliamo, dalla società in cui viviamo oggi. Ci sono brani che ho eseguito e sono parte di me sin dall'inizio dei miei studi, come La Ciaccona, che io quando ero piccola, si ricorderanno i miei genitori,
la leggiucchiavo, diciamo, prendevo le parti più semplici e le suonavo perché mi piaceva veramente tantissimo e la sentivo sempre in questi CD, da Jascha Heifetz, dai grandi a Oistrakh. È veramente un brano incredibile, siccome questo era un po' il cuore del concerto, del programma. E sono anche molto contenta, parlando sempre di pubblico, che in qualche modo sia arrivato questo messaggio. C'è stato anche un applauso molto lungo e veramente si è sentito che un pezzo senza interruzione di un quarto d'ora, di quell'intensità lì, veramente ha parlato in qualche modo ai cuori delle persone. Io spero che sia arrivato almeno. E dopodiché Paganini ovviamente non poteva mancare, essendo un programma per violino solo e i grandi capricci. Ho scelto i miei preferiti, l'11 e il 16. Che sono non soltanto virtuosismo puro, ma c'è anche un po' una parte cantabile che secondo me è quello che caratterizza anche Paganini. Lui era anche, insomma, prendeva tantissimi temi dell'opera, ad esempio, quindi l'opera italiana. Non c'è soltanto il virtuosismo e la velocità, ma c'è anche questo aspetto un po' lirico che a volte viene dimenticato dai violinisti, a me piace sempre ricordare. E Isaïe, grandissimo amore che ho per questo compositore, la ballade poi è un brano che ho eseguito alla mia laurea, diciamo alla finale del mio master, quindi un brano a cui sono molto affezionata, tra l'altro l'ho studiato nel secondo lockdown, quindi è stato anche il brano che in qualche modo mi riporta un po' a quell'idea che c'era della chiusura, però anche dell'ispirazione che veniva in qualche modo svegliandosi ogni giorno, sapendo che non c'erano i concerti, si poteva studiare, c'era una calma in qualche modo. E mi ricordo ancora effettivamente di quei momenti quando suono questo brano, quindi sì, no, un programma impegnativo, però sicuramente porta tanto, tanto di me, insomma.